La campagna vaccinale anti-influenzale è partita da oltre un mese, ma con l'approssimarsi dell'inverno serve accelerare sul fronte delle immunizzazioni per tutelare in particolare i soggetti più fragili. Al momento sono poco oltre i 26.000 i bellunesi over 65 vaccinati, il 36,5% del totale. La campagna, partita quest'anno in anticipo, sta andando meglio del 2023 e il traguardo minimo del 40% di copertura vaccinale è vicino, ma si punta più in alto a quel 60% che rappresenta la quota ottimale. C'è ancora molto lavoro da fare, in particolare per i medici di medicina generale che sono i principali protagonisti dell'offerta vaccinale contro l'influenza, però insomma c'è ancora un mese e mezzo di lavoro buono davanti e le prospettive sono positive. Per promuovere la vaccinazione influenzale, gratuita per i soggetti fragili e abbinabile a quella anti-Covid, al centro vaccinale di Salce l'Ulsuno Dolomiti ha chiamato alle armi le autorità del territorio per dare il buon esempio. Disciplinatamente, a partire dal prefetto di Belluno Antonello Rocco Berton, i presenti hanno risposto positivamente all'appello. In questa occasione fungiamo un po' da testimonial da coloro i quali spingano soprattutto le persone fragili, le persone più anziane a vaccinarsi, perché qui ci si gioca anche purtroppo in alcuni casi la vita, quindi da parte nostra, anche perché abbiamo un ruolo di responsabilità e anche legata al servizio pubblico che noi diamo, penso che sia un dovere da parte nostra e anche un'occasione per cercare appunto di fare in modo che la vaccinazione possa essere distribuita il più possibile. Ma quale epidemia influenzale possiamo aspettarci quest'anno? Posto che ancora presto per saperlo, da noi l'influenza si manifesta principalmente dal periodo natalizio in poi, quest'anno l'attenzione è focalizzata su un particolare ceppo che si è già presentato in forze nell'emisfero australe durante la nostra estate. Il ceppo che frequentemente circolava era l'H1N1A, meno frequentemente i B, entrambi contenuti nel vaccino. Quest'anno si parla di una significativa presenza dell'AH3N2, che è un ceppo negli anni scorsi meno frequente, per il quale quindi abbiamo meno anticorpi storici, per questo serve maggiore attenzione. Questo ceppo è contenuto nel vaccino disponibile quest'anno.